Madama, Andrea Maggiore con un ospite, buonasera ad entrambi. Sì, buonasera Valentina, io sono con Barbara Lezzi che è senatrice del Movimento 5 Stelle che sta tenendo ovviamente per il suo movimento questa battaglia campale nei confronti della maggioranza, ma prima di parlare con lei, appunto lo dicevi, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha twittato dicendo che appunto ringraziando i senatori che stanno sostenendo la riforma del Senato e dicendo che mentre loro hanno finito il tempo, loro sono quelli dell'opposizione naturalmente, noi non abbiamo finito la pazienza, grazie ai senatori che stanno sostenendo questa riforma. E poi ha detto che malgrado gli insulti e le grida che si consumano in queste ore, e ne abbiamo visti veramente di tutti i colori da ieri ma anche oggi proprio sul fronte dell'utilizzo del cosiddetto canguro, dice Renzi, noi approveremo questa riforma costituzionale ad ogni costo. E allora alla senatrice Barbara Lezzi del Movimento 5 Stelle chiediamo: la determinazione di Renzi insomma è sempre più forte nel portare a casa entro l'8 agosto questo disegno di legge di riforma del Senato? Voi al canguro che cosa rispondete? Il canguro è stata sicuramente una pratica non solo anticostituzionale ma anche antidemocratica. In ogni caso Renzi non ha perso la pazienza, perché lui strumentalizza quello che è il sacrosanto mestiere e dovere dell'opposizione per non dare le risposte che gli italiani attendono ormai da troppo tempo. Sono quelle che in realtà si aspettano: una vera e reale diminuzione dei costi della politica. Hanno votato per non abbassare le indennità dei parlamentari, il numero delle indennità, e per non abolire il Senato. Questo Senato ci costerà ancora 500 milioni, potrà ostacolare comunque il varo delle leggi, e però non ha potere vincolante, ma ci costa lo stesso. Quindi il Senato, esattamente come le province, esistono ancora, sono sempre delle capriole di Renzi, per prendere tempo. Io sono convinta, lo sostengo tranquillamente, che il governo Renzi non è in grado di dare le risposte agli italiani. Sa perfettamente che tra settembre e ottobre dovrà varare una manovra correttiva che sarà almeno di 20 miliardi. La senatrice Finocchiaro ha annunciato che dopo la pausa estiva proporrà la calendarizzazione della legge elettorale dell'Italicum in Commissione Affari Costituzionali. E voi avete trattato come Movimento 5 Stelle sull'Italicum, per voi è una buona notizia o no? Guardi, per noi è una buona notizia che venga calendarizzato. Le ripeto, per noi le urgenze del Paese sono ben altre. E noi abbiamo anche aperto al PD facendo un accordo chiedendo un accordo in maniera molto trasparente. Abbiamo lanciato anche le nostre 6 richieste alle quali non ci è stata data risposta. Adesso approderà nelle commissioni. Mi auguro ancora una volta che non sia un altro motivo per rimandare ancora le risposte, come dicevo prima, ai problemi che i cittadini si aspettano, perché insomma non si mangia propaganda, non si mangiano annunci, si mangiano fatti reali, concreti, e ormai siamo in io lo definirei veramente un regime ormai di urgenza, di necessità che non può più aspettare. Io sono certa che se si chiede a qualsiasi cittadino qui fuori, non gliene importa assolutamente nulla delle soglie che vuole Sello, la Lega, delle preferenze, anche se sono principi democratici sicuramente da difendere, da tutelare, ma in questo momento le urgenze sono altre purtroppo, e siamo agli onori della cronaca da ieri per aver raggiunto l'apice della tassazione proprio grazie al governo dell'anno scorso, che era delle larghe intese. PD e Forza Italia che distraggono proprio da questi seri problemi. Ringraziamo Barbara Lezzi del Movimento 5 Stelle. A te Valentina.